Buon pomeriggio cari amici di Orizzonte Scuola TV, siamo in diretta oggi lunedì 8 luglio, Un nuovo appuntamento con Question Time, con la nostra rubrica di eh, consulenza, siamo eh, in diretta sui nostri canali social, eh, una nuova settimana con noi, diversi appuntamenti nel corso di questi giorni, eh, oggi ha avuto inizio eh, iniziano le operazioni per le assegnazioni provvisorie per quanto riguarda il personale ATA, saremo in diretta con una puntata dedicata. Alle 15:30, poi da giovedì sarà eh, anche per il eh, personale eh, docente. Ma eh, non, solo, sono, non ci sono solo le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni. C'è anche eh, il via alla, eh, alle operazioni per quanto riguarda lo scioglimento della riserva. C'è tempo fino al 10. Quindi Procedura abbastanza lampo da questo punto di vista, e poi eh, vediamo di fare il punto anche su tutto quello che continua nel mondo della scuola. Stiamo parlando dei concorsi, dei percorsi abilitanti e ci avviamo poi a parlare anche di quello. Che eh, dovrebbe essere verosimilmente nella seconda parte di luglio, eh, poi ad agosto, le 150 eh, preferenze. Con noi, fra pochissimo, Sonia Cannas, docente ed esperta in normativa scolastica, con lei dunque faremo il punto della situazione e ovviamente risponderemo alle vostre domande. La diretta, come tutte le altre, potete rivederla sugli stessi canali in cui è andata in onda, dunque Facebook, YouTube e il nostro sito. Domani alle 14.30 invece spazio alle assegnazioni provvisorie. Con noi ci sarà Roberta eh, Vannini, quindi ci avvieremo alla eh, procedura per quanto riguarda i docenti, vi ricordo, l'11 di luglio. Do allora il benvenuto a Sonia, buon pomeriggio e grazie per essere con noi. Ciao Andrea, buon pomeriggio a tutti e a tutte. Allora, Sonia, passiamo subito a parlare di quello che è iniziato oggi, cioè eh, lo scioglimento della riserva per chi eh, è iscritto nelle GPS. Ecco, specifichiamo un po' eh, che cosa significa tutto questo, e poi andiamo a rispondere a qualche domanda dei nostri lettori. Sì, a partire da oggi fino al 10 luglio si è aperta la finestra per poter sciogliere la riserva per coloro che si erano inseriti nella prima fascia delle GPS, sia posto comune che sostegno, eh, con la riserva, nel senso che eh, si erano inseriti in attesa di eh, conseguire il titolo di abilitazione, se parliamo di posto comune o di specializzazione, se parliamo di posto di sostegno, eh, titolo che andava conseguito entro il 30 giugno. Alla fine in realtà dovrebbero essere poche le persone che si trovano in questa situazione perché la chiusura delle GPS era stata prorogata al 24 giugno e quindi molti avevano modificato la domanda inserendo direttamente il titolo di abilitazione o specializzazione. Nel periodo tra il 10 giugno e il 24 giugno, il periodo della proroga, eh, rimangono invece tutte le persone che eh, chiaramente o non hanno presentato domanda in quel periodo, sebbene abbiano conseguito l'abilitazione o specializzazione, o abbiano conseguito questi titoli nella finestra tra il 24 e il 30 giugno e quindi adesso hanno la possibilità eh, di eh, sciogliere la riserva, eh, riserva che si scioglie attraverso l'usuale portale eh, Polisistanze online, online, cioè una sezione apposita dove bisogna indicare il, il titolo che è stato conseguito, la data, l'istituzione, c'è anche una guida ministeriale, comunque sono alcune indicazioni molto semplici e in questo modo si verrà inseriti eh, ufficialmente nella prima fascia e si verrà cancellati dalla seconda fascia per quella eh, classe di concorso o posto eh, considerato. Bene, e allora andiamo a rispondere a qualche domanda dei nostri lettori. Ecco, ci togliamo subito il dente con Alessia. ecco Per chi è inserito nelle GPS per la prima volta, potresti spiegare come compilare al meglio l'istanza delle 150 preferenze? Cara Alessia, ancora è presto per parlare delle 150 preferenze, però, ecco Sonia, possiamo dire mh, qualcosa ecco di, di carattere generale, poi sicuramente ci saranno tutorial. e Question time dedicati a questo. Sì, in generale è bene compilare le 150 preferenze inserendo tutto ciò che eh, ipoteticamente si è disponibili ad accettare perché il sistema analizza eh, per ogni classe di concorso per ogni posto eh, la propria stanza una sola volta e quindi è bene inserire tutto ciò che si è disponibile ad accettare perché magari nel momento in cui stiamo compilando la domanda non sono disponibili eh, alcune sedi però magari potrebbero, eh, potrebbero essere nel momento in cui invece eh, il sistema analizza la propria domanda. Quindi per questo motivo è bene, a prescindere dalle disponibilità che possono esserci nel momento della compilazione delle 150 preferenze, inserire tutto ciò che si è disponibili ad accettare, eh, come se fosse tutto, tutto libero. In questo modo insomma si ha la, la possibilità di eh, dare disponibilità per il maggior numero di, eh, di supplenze. Eh, considerando che nel momento in cui viene analizzata la propria domanda, se il sistema poi non trova nulla disponibile, ma erano comunque disponibili delle sedi, si viene considerati rinunciatari e quindi poi eh, nella tornata successiva il eh, sistema passa avanti quindi non verrà eh, riesaminata la propria domanda, se non in un'altra classe di concorso o posto. Bene, e allora passiamo a eh, Irenia che ci chiede, ma la lode va inserita nello scioglimento della riserva? E se sì, come e dove? Eh, la lode nella prima fascia non è eh, valutabile, si valuta solamente nella seconda fascia della eh, secondaria, ma nella prima fascia no. Antonio ci chiede novità per i percorsi TFA in dire, anche su questo credo che sia davvero presto. Eh, no, ah, per sì. parlarne, eh, dovrebbe anche poi arrivare la conversione in legge del decreto e poi evidentemente i decreti attuativi. Andiamo da YouTube. Chi ha un ruolo e eh, non, pu non può accettare uno spezzone, ma chi controlla? Ecco, non potrebbe accadere che se ne accorgano le scuole dopo e che la carta di entrata se ne vada per i precari? Sì, esatto, potrebbe capitare questo problema, motivo per cui è importante che i docenti di ruolo che vogliono accettare una supplenza usufruendo dell'articolo 47 compilino in modo corretto le 150 preferenze, perché diversamente il sistema potrebbe assegnare in automatico anche una supplenza che però poi materialmente non si potrebbe accettare e se questo poi appunto si scopre in uh, sede eh, di, eh, di firma, quindi della presa di servizio. Eh, quello che succede è che poi eh, quella supplenza non può essere assegnata e a quel punto um, il candidato ha eh, anche bruciato le possibilità di poter accettare eh, una supplenza tramite articolo 47 eh, a meno che non abbia un'altra classe di concorso o eh, a meno che non capiti il caso fortunato in cui eh, si venga convocati per una supplenza il 30 giugno e il 31 agosto eh, da gradatore d'istituto, anche se è, è più raro eh, e in più si crea un danno anche agli altri candidati che sono inseriti nelle GPS perché a quel punto la supplenza è stata assegnata ad una persona che però in realtà non avrebbe potuto eh, accettarla, e quindi quella supplenza poi eh, rientra in gioco mh, successive tornate di nomina. Ma nel frattempo, magari qualcuno che era eh, più sopra in gradatoria avrebbe potuto accettarla. E quindi è bene eh, prestare attenzione quando si compie la distanza. Coloro che vogliono usufruire dell'articolo 47 possono dare disponibilità per supplenze eh, solo su cattedra intera, ehm, 30 giugno e 31 agosto, che sono tutte quelle da, da GPS, non su spezioni però, e eh, solamente in classi di concorso poste differenti rispetto a quelle in cui si trovano nel ruolo. Grazie Sonia. Da uh, YouTube, ecco, Alessandro ci chiede, sulla riserva del servizio civile universale per la GPS il Ministero comunicherà informazioni su come funzionerà nello specifico, ad esempio per ogni turno di nomina se c'è un 15% fisso? Allora, ehm, è la prima volta che abbiamo questa riserva per il servizio civile universale, eh, non è però la prima volta che abbiamo delle eh, riserve per alcune categorie, per esempio coloro che beneficiano della legge 68 del 1999 anche in eh, questi anni hanno usufruito di una eh, riserva. E in questo caso eh, non, non sono state eh, comunicate... Mh, non sono stati comunicati dei dati eh, precisi, né per i candidati era indicato esplicitamente che eh, determinati candidati appunto erano rientrati nella quota di riserva per una questione di privacy, insomma, non era stato indicato. Quindi non, uh, non so se eh, adesso il Ministero adotterà diciamo la stessa um, strategia, cioè quello di non indicare esplicitamente coloro che rientrano nella riserva e quali sono le percentuali. Uh, come ha fatto per uh, chi beneficia della legge 68-1999 oppure operi uh, in maniera diversa per una questione di trasparenza? Ci sarà la call veloce per posti comuni. Dipende un po' dalle classi di concorso, dalle regioni, eh, perché la col veloce in generale è prevista dalla eh, normativa. Eh, tuttavia, ricordo che eh, ci sarà solamente nei casi in cui le gradature di merito e le gae sono esaurite completamente e Quindi in quei casi ci sarà la possibilità per coloro che sono inseriti in altre gradatori di merito o in altre GAI in altre province e regioni eh, di poter presentare domanda appunto eh, altrove. Che piccolo problema. Abbiamo sentito Sonia. Non riesco. Non Andrea più. Eh, ok. Okay, Adesso ci sei? Senti. Vai, vai. Okay, sì, sì, sì. Eh, non so fino a dove avete sentito. Um... Vai. Ok. Ci sei? Eh, sì, sì, io ti, eh, mi senti tu, Andrea, perché io ti sento sì, bene. Sì, sì, sì. Vai, vai, okay. vai. vai. Va bene, allora dicevo quindi che per la call veloce eh, la normativa prevede appunto che si possa eh, utilizzare in tutti quei casi in cui le gradature di merito e le gradature di esaurimento sono esaurite, quindi in qualche caso potrebbe eh, accadere che eh, si sfrutti la call veloce, in altri casi invece potrebbe non essere sfruttata. Ecco, Camilla invece ci chiede se si suppone di essere chiamati dalle gradatorie GPS sostegno senza specializzazione come ottimare, ottimizzare scusate, la scelta delle 150 preferenze? In generale eh, quello che eh, il modo diciamo ottimale in generale per la compilazione è quello di indicare le preferenze eh, secondo il proprio ordine di eh, preferenza eh, quindi, se si preferisse eh, sostegno, è bene mettere le preferenze e eh, il sostegno in cima. Eh, se invece si preferiscono mh, certe sedi, eh, a prescindere dalla tipologia di posto, cioè posto di sostegno o posto comune, allora è preferibile mischiare tipologia, ehm, come tipologia posto di sostegno o posto comune, inserendo prioritariamente queste sedi. Quindi, eh, ognuno può eh, scegliere il proprio ordine di preferenza, considerate sempre che il sistema va ad analizzare le proprie preferenze eh, nell'ordine Cristian potrò partecipare al prossimo concorso PNRR se ho ancora titoli specializzazione estero in attesa di riconoscimento? Eh, sì, eh, per quanto riguarda i requisiti di accesso, eh, questi sono già eh, stabiliti dai regolamenti concorsuali che erano stati pubblicati per questo concorso, ma che non valgono solo per questo concorso, ma anche per i eh, successivi, per coloro che hanno un titolo di specializzazione estera in attesa di riconoscimento, è prevista la possibilità di partecipare con riserva. Bene, eh, ecco questa domanda. Sulle 150 preferenze influiscono anche i percorsi abilitanti e il TFA sostegno. A proposito, l'incompatibilità tra essi vale anche per i soli 30 CFU ex articolo 13 e il TFA abbreviato? Eh, non ho ben capito la parte iniziale, in che senso scrive sulle 150 preferenze influiscono anche i percorsi abilitanti e il TFA sostegno, forse sulla compatibilità, cioè sulla possibilità di riuscire a svolgere una supplenza e anche percorsi abilitanti TFA a sostegno. Uh, in ogni caso, in generale abbiamo un'incompatibilità tra percorsi abilitanti e uh, TFA sostegno dovuta al fatto che non è possibile iscriversi a mh, più uh, percorsi universitari con obbligo di frequenza, cioè la normativa generale consente la contemporanea iscrizione uh, purché però uh, almeno uno dei due percorsi non abbia obbligo di frequenza, mentre invece sia il TFA sostegno che i percorsi abilitati hanno entrambi obbligo di uh, frequenza. Questo per quanto riguarda anche il percorso abbreviato da 30 eh, CFU ex articolo 13, quindi quello riservato a coloro che hanno già un'abilitazione oppure la specializzazione sul uh, sostegno. Eh, mentre invece per quanto riguarda il TFA uh, abbreviato... Eh, a mio avviso mh, in questo caso potrebbe esserci la possibilità di frequentare contemporaneamente anche il percorso eh, abilitante perché l'obbligo di frequenza qui invece nel TFA abbreviato era differente. Eh, sarebbe auspicabile, ma a mio avviso anche una conferma da parte del Ministero su questo perché al momento eh, abbiamo solamente la normativa generale e non nulla su questo caso specifico. Giovanna. Chi non è rientrato per un pelo nella selezione dei percorsi abilitanti, che speranze ha? Deve affettare nuovi bandi e quando ci saranno? Potrebbe anche esserci la possibilità di essere in qualche modo ripescati, non so se nel tuo caso Giovanna eh, ci siano già stati gli scorrimenti perché eh, diverse persone che eh, hanno presentato la domanda e sono rientrate nei percorsi abilitanti però poi non perfezioneranno eh, l'immatricolazione e quindi in questi casi è come se si liberassero dei posti e quindi scorreranno le eh, gradatorie. Se questo è già stato fatto, allora ehm, l'unica possibilità a questo punto è quella o di presentare la domanda in altro ateneo, ma si può presentare solamente in altra classe di concorso, oppure aspettare i nuovi bandi relativi all'anno accademico, all accademico 2024-2025. A proposito di percorsi abilitanti, ecco i percorsi abilitanti verranno riproposti ogni anno da qui in avanti e i numeri programmati. Alcune classi di concorso hanno ancora pochissimi posti, e solo in certe regioni. Sì, la riforma prevede eh, di fatto dei percorsi abilitanti con eh, cadenza annuale, lo prevede mh, per tutta la fase del eh, PNRR, ma in realtà diciamo che l'obiettivo sarebbe quello di avere dei percorsi abilitanti irregolari anche successivamente, similmente a quanto già accade per il TFA Sostegno. Eh, saranno sempre a numero programmato, a numero chiuso, e il decreto, il DPCM del 4 agosto pubblicato il 25 settembre 2023, eh, spiega anche in che modo viene calcolato questo eh, fabbisogno. E, mh, in certe classi di concorso, lo sappiamo, ci sono pochi eh, posti e solo in certe regioni. Eh, questo dipende un po' dalla stima del fabbisogno e anche dalla disponibilità che danno gli Atenei. Eh, in certi casi eh, abbiamo delle stime che sono anche eccessive. Eh, perché ci sono, molti, sono stati banditi, posti che sembrano pochi, ma poi, nella realtà dei fatti, realtà saranno tanti: nel senso che non si riuscirà ad assorbire ehm, tutti coloro che si abiliteranno. E In altri casi viceversa i posti in reali in realtà sarebbero molti di più, però eh, si è scelto di bandire meno posti, questo anche su richiesta da parte di certi Atenei. Questo è un problema, un problema che purtroppo è noto da tempo perché lo abbiamo avuto anche in passato con le SIS con i TFA su materia, ma lo abbiamo anche con il TFA sostegno e anche con la laurea in scienza della formazione primaria. E purtroppo questa è una tematica che continua a non essere affrontata eh, però riguarda appunto alcune situazioni in altre viceversa eh, i numeri sono pochi perché effettivamente ci sono pochi posti Bene, andiamo da Laura Quando inizieranno le emissioni in ruolo? Si inizierà da GAE, graduatore concorso straordinario 2018 e poi concorso ordinario oppure c'è un ordine diverso? Allora, in generale la normativa prevede che il, sulla base di quelli che sono i posti autorizzati dalla MEF ci sia poi una suddivisione ad opera degli uffici scolastici e ehm, per eh, diciamo, ogni classe di concorso, ogni posto, il 50% dei posti. Saranno assegnati da GAE e l'altro 50% dal gradatore di merito concorsuali. Per quanto riguarda le diverse percentuali sulle gradatorie di merito dei concorsi, e ehm, anche l'ordine con cui eh, si, si assegnano i, i posti. Eh, bisogna eh, andare a leggere le istruzioni operative che però non sono ancora state pubblicate. Quelle di quest'anno, quindi bisogna attendere questi eh, dettagli. In generale, eh, le gradatorie di merito di questi concorsi del PNRR avranno comunque la priorità sulle gradatorie di merito del concorso ordinario 2020, perché questo è stabilito per legge. Andiamo, grazie Sonia, andiamo. Eh... Ecco, ma perché i docenti di ruolo possono fare anche le supplenze? Perché? perché non lasciano le supplenze ai precari? Ci sono diversi motivi per cui un docente di ruolo sceglie di eh, accettare una supplenza, ma in realtà accettando una supplenza lascia libero il suo posto, quindi occupa una supplenza lasciandone libera, eh, creandone un'altra, quindi in realtà è semplicemente un un cambio delle, delle, sulla carta. Eh, questo può capitare per diversi motivi. Uno dei principali è per eh, potersi riavvicinare alla propria eh, famiglia, dato che col vincolo triennale eh, molti docenti non hanno potuto presentare domanda di mobilità, non è possibile neanche presentare la domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale e quindi chi ha l'esigenza di eh, spostarsi a questo punto eh, sfrutterà il, il nuovo articolo 46 del CCNL per avere l'opportunità di avvicinarsi a casa. Andiamo da... Eh, vediamo qui. Pasquale, ecco, che ci chiede tempo fa sono uscite le disponibilità per le missioni di ruolo. Queste disponibilità verranno modificate per le assegnazioni? Allora, le disponibilità che abbiamo attualmente sono uh, tutte le insomma, cattedre eh, libere e vacanti, eh, in seguito agli esiti della mobilità. Quindi queste sono tutte sedi che possono essere destinate eh, per le emissioni in ruolo, al netto di qualche eh, piccola modifica che eh, può essere avvenuta in corso d'opera. E eh, se queste eh, cattedre, o parte di queste cattedre, non venisse occupata con le missioni in ruolo, allora saranno poi eh, destinate le assegnazioni provvisorie e poi alle eh, supplenze. Questo è l'ordine in cui vengono coperte le cattedre. Ricordo comunque che per quanto riguarda le assegnazioni provvisorie e le supplenze non ci sono solo queste cattedre che sono quelle in organico di diritto, quelle che si assegnate a supplenza diventeranno al 31 agosto, ma ci sono anche le cattedre invece in organico di fatto, quelle che si assegnate a supplenza sono al 30 giugno, che eh, se notate sono in realtà la maggior parte delle supplenze. Andiamo da Giovanna. Come organizzare la scelta delle 150 preferenze alla frequenza delle attività di tirocinio dei percorsi abilitanti? Consiglia a riguardo se il percorso da 60 flussi frequenta in regioni diverse dalla propria? Questo purtroppo sarà un grande problema quest'anno, eh, sia a causa delle tempistiche molto ristrette eh, sul, eh, su questo primo ciclo di percorsi abilitanti, sia anche eh, per, mh, per via del periodo in cui eh, sono stati banditi, perché tipicamente. Il uh, modo migliore per riuscire a conciliare la, la frequenza di un percorso abilitante o di specializzazione sul sostegno contemporaneamente alle supplenze era uh, quello di uh, sfruttare le 150 ore per il diritto allo studio. Uh, purtroppo però la domanda si presenta uh, entro il 15 di novembre e, e si usufruisce di queste ore nell'anno solare, quindi di fatto non si potrà usufruire di queste 150 ore per questo primo ciclo, salvo nei casi in cui l'ufficio scolastico provinciale non abbia concesso la, mh, la possibilità di presentare domanda lo scorso anno, quindi parliamo del novembre 2023. E abbia poi eh, insomma, consentito praticamente una riserva eh, per appunto, mh, i docenti che durante quest'anno solare si sarebbero poi iscritti ai percorsi abilitanti. In qualche provincia questo eh, è stato consentito, sarà consentito, però in tante altre no, quindi comunque rimane il eh, problema. Quello che mh, chiaramente si può provare a consigliare, ma sono dei consigli molto generali perché poi ogni caso è specifico, è magari la possibilità di valutare di accettare uno spezzone anziché una supplenza su cattedra intera, in modo tale da rendere più uh, facile, da poter conciliare più facilmente il percorso abilitante con la supplenza e magari sperare poi di completare quello spezzone durante il corso dell'anno. Eh, dopo aver concluso il percorso eh, abilitante. Eh, qualche calendario è già stato pubblicato, eh, diversi Atenei stanno concentrando eh, le ore dei percorsi a luglio e a settembre per dedicarsi di più a ottobre e novembre con il tirocinio, però comunque il problema rimane perché anche conciliare il tirocinio con la, il proprio lavoro a scuola eh, non è semplice, anche se c'è la possibilità di eh, fare il tirocinio nella propria scuola, però le ore sono tante, quindi purtroppo sarà un po' complesso. Ecco, Davide ci chiede se per le 150 preferenze andremo a finire ad agosto. Ecco, verosimilmente possiamo immaginarlo. Eh, non si può escludere. L'anno scorso eh, era il 15 di luglio, se non sbaglio, il 15 o il 16 di luglio, quando sono iniziate le operazioni, e sono finite proprio alla fine di luglio. E eh, qua quest'anno, purtroppo, temo che la situazione sia un po' più grave, considerando anche che con le assegnazioni provvisorie si è arrivati già a tre settimane di ritardo. Eh, un po' le cose sono andate eh, come dire a, eh, tutte a cascata poi in ritardo dunque verosimilmente possiamo augura, aspettarci davvero l'inizio anche i primi di agosto eh, c'è anche il controllo delle varie GPS però ecco al momento non sappiamo di più eh, c'è anche la questione delle emissioni ruolo perché i sindacati non sono stati nemmeno convocati per l'annuale la, eh, eh, diciamo ordinanza con eh, il decreto con tutti i vari numeri per eh, l'anno eh, per l'anno prossimo anche se da questo punto di vista credo che su questo siamo eh, in chiusura dovrebbe arrivare qualcosa eh, a breve eh, però sì, possiamo dire che possiamo immaginare una, eh, una, una, una scelta delle 150 preferenze eh, ad agosto che finisca ad agosto è quasi sicuro che addirittura inizi. Ecco, questo ogni giorno che passa, eh, diventa, eh, diventa appunto sempre più un'ipotesi sul tavolo. Eh, sarà confermata la carta del docente da 500 euro. Ecco che sarà confermata sì, ma che potrebbe avere una riduzione, quello anche. Sì, esatto. Eh, poi non so se mh, ci riferiamo anche al caso dei docenti precari. Eh, comunque la carta docente è stata estesa anche ai docenti al 31 agosto, già dallo scorso anno, quindi con conseguenza al 31 agosto. Eh, anno, eh, il 31 agosto eh, però appunto, come giustamente ricordavi Andrea, c'è la possibilità di una riduzione della carta del docente in futuro. Questo dipende da, da come verranno poi stanziati i soldi nella eh, legge di bilancio. Mentre ci chiedono le, se abbiamo i dati delle domande ATE GPS, no, ancora non ci sono questi dati, quindi non possiamo fornirli. Eh, Milena, se ci si dovesse abilitare entro novembre-dicembre 2024, c'è possibilità di aggiornare il GPS, o bisogna aspettare il prossimo aggiornamento tra due anni? Eh, anche l'ordinanza ministeriale numero 88 del 2024 quindi l'attuale ordinanza ministeriale sulle GPS eh, prevede una eh, apertura eh, una finestra annuale di apertura per neo abilitati e neospecializzati questo significa che coloro che si abiliteranno specializzeranno eh, in questi mesi non dovranno aspettare il 2026 per inserirsi nella prima fascia ma eh, potranno farlo eh, già eh, verso la primavera del 2025, eh, in particolare si potranno inserire nei cosiddetti elenchi aggiuntivi alla prima fascia, eh, che sono degli elenchi che appunto vanno ad aggiungersi, ad aggiungersi alla prima fascia in coda, quindi avranno la priorità tu, su tutta la seconda fascia e poi nel 2026 invece si eh, inseriranno secondo il proprio punteggio, quindi a pettine eh, con gli altri candidati già precedentemente inseriti in prima fascia e poi anche i nuovi che si inseriranno nel 2026. Giuseppe, eh, considerando l'innumerevole fabbisogno sul sostegno, non sarebbe meglio ampliare i posti da GPS per le missioni il ruolo degli per gli specializzati? Il problema è la definizione del numero di cattedre in organico di eh, diritto. Perché. Eh, sul sostegno eh, c'è eh, questo grande problema: cioè in realtà, eh, sono eh, fra tutte le cattedre eh, che eh, annualmente vengono destinate per eh, posti di sostegno, solamente eh, circa il 30% eh, sono cattedre in organico di eh, diritto. Quindi, in realtà, il numero appunto di cattedre di sostegno è come se fosse. Eh, largamente è sottostimato dal eh, Ministero. Quindi il problema non è l'ampliamento dei posti da GPS, ma il problema è proprio la definizione degli organici sui posti di sostegno. Andiamo da Francesca, scioglimento della riserva. Per chi si è appena laureato di scienza della formazione primaria, cosa flagga tra le due opzioni? Abilitazione di insegnamento di cui al DM 249-2010 o precedente DM 249-2010? Uh, beh, dovrebbe essere il do decreto ministeriale 249 del 2010, è quello più recente. Andiamo da Lia. Per chi non avrà possibilità di far coincidere entrambi i percorsi abilitanti e GPS, a questo punto cosa conviene fare? Rifiutare le GPS? Eh, lì è una scelta personale, nel senso che eh, conviene innanzitutto cercare di farsi i conti eh, in anticipo rispetto alla compilazione delle 150 preferenze in modo da eh, inserire ehm, quelle che possono essere appunto effettive supplenze che si possono eventualmente accettare. Se invece eh, si sa già in anticipo che non si riuscirà a conciliare... Una uh, supplenza perché il percorso è troppo impegnativo, allora in questo caso uh, si potrebbe anche pensare di non compilare le 150 preferenze e aspettare eventuali convocazioni dalle gradatorie di istituto. Ricordo che eh, dal gradatore di istituto le supplenze sono delle supplenze cosiddette brevi, la cui durata però è estremamente variabile. Ci sono infatti delle supplenze che possono anche ehm, arrivare fino al termine delle lezioni, quindi fino a giugno, ci sono invece. Supplenze eh, più brevi per coprire malattie temporanee. Bene, andiamo da ehm, quindi. Ecco, Rita chiede: è possibile che il MIM apra una finestra a gennaio per l'inserimento dell'abilitazione conseguita a dicembre 2024? Se anche inserisse questa finestra a gennaio, ma generalmente è sempre stata in primavera, comunque la, si tratterebbe di un elenco aggiuntivo che andrebbe a crearsi per le supplenze relativamente all'anno accademico e all'anno scolastico 24-25. Eh, scusate 25-26, quindi per il successivo. Quindi se anche venisse aperta una finestra così presto, comunque gli effetti si vedrebbero per l'anno scolastico successivo. Quindi a questo punto conviene direttamente compilare la domanda in primavera in modo tale da poter inserire anche tutti coloro che si specializzeranno in questo anno accademico 24-25. Valentina, alcuni colleghi triennalisti hanno presentato domanda sia per i 30 CFU che per i 60 CFU per la stessa classe di concorso. Si poteva fare? Allora, Alcuni Atenei hanno proprio scritto esplicitamente nel loro bando oh, di presentare domanda per entrambe le tipologie di percorsi eh, per avere mh, diciamo, più possibilità di eh, rientrare. Eh, mentre invece altri Atenei hanno eh, stabilito che coloro che non sarebbero rientrati nella quota dei posti riservati per i triennalisti eh, sarebbero stati considerati automaticamente nella eh, percentuale invece. Per i percorsi standard da 60 crediti, quindi dipende da come ha operato l'Ateneo. Azzurra ti chiede, anzi no, prima Giovanna, chi è già abilitato a giugno può iscriversi in un altro corso abilitante che porta lo stesso anno accademico? Allora, su questo eh, ci sono stati, sono stati chiesti dei chiarimenti al Ministero perché eh, in realtà, eh, non trattandosi di contemporanea iscrizione, non dovrebbero esserci eh, problemi. Tuttavia, c'è qualche ateneo che nel proprio regolamento invece pone comunque eh, dei, dei problemi di incompatibilità. Quindi, eh, conviene informarsi presso l'ateneo eh, che si vuole scegliere per appunto assicurarsi che non ci siano problemi. Bene, noi andiamo intanto a un'altra domanda. Ed è quella appunto di eh, Azzurra. Quando verrà pubblicato l'allegato A, sarà acclarato che se c'è il rischio di vedersi tolta la cattera a seguito della succeda concorso PNRR? Sì, la nota con le istruzioni operative per le missioni in ruolo dovrebbe appunto chiarire anche questo aspetto e quindi eh, capire che cosa. Uh, come si opererà con le missioni in ruolo e cioè se uh, ci sarà semplicemente una retrodatazione giuridica della nomina nel caso in cui uh, facciano delle missioni in ruolo tra settembre e dicembre oppure se invece si debba uh, prendere servizio effettivamente e quindi in quel caso allora quello che accadrebbe è quello che abbiamo visto anche due anni fa col concorso straordinario bis e cioè un cambio eh, di, eh, di docenti che ha portato moltissimi disagi perché chiaramente eh, il docente che eh, stava svolgendo la supplenza perde la cattedra e, e si inserisce un nuovo docente che ne ho messo in ruolo, eh, eliminando quindi quella che è la continuità didattica e stravolgendo anche le possibilità lavorative eh, dei vari docenti. Quindi eh, con le, la nota scuola istruzioni operative dovremo appunto capire meglio come il Ministero intenderà agire su queste missioni in ruolo e quindi anche eh, sulla cosa si dovranno aspettare i colleghi supplenti. Danilo ti chiede è meglio fare il TFO oppure prendere abilitazione a materi cosiddetti 60 su, se si dovrebbe scegliere? È una scelta personale nel senso che... Ehm, c'è chi preferisce insegnare sul sostegno, chi preferisce invece insegnare su materia, io consiglio di eh, puntare in generale sul percorso che più eh, si eh, preferisce. Eh, in secondo luogo considerate anche le opportunità lavorative, perché eh, in certe classi di concorso eh, ci sono molte possibilità, in altre invece le possibilità sono molto basse. La stessa cosa anche per il TFA eh, sostegno. Eh, ci sono delle province in cui c'è un elevato numero di specializzati, in cui è diventato difficile lavorare anche sul sostegno, viceversa in altre province c'è una grande carenza di specializzati e quindi con la specializzazione si lavora tranquillamente. Francesca, slittando l'inserimento delle 150 preferenze, quindi del primo giro di chiamata per l'emissione di ruolo da GPS sostegno, quando si potrebbe parlare di Minicon? È possibile che questo possa avvenire anche a settembre inoltrato? Ma in realtà ci aspettiamo che eh, si concluda tutto entro agosto come è stato anche eh, sostanzialmente in questi eh, anni. Certo adesso non conosciamo le tempistiche, quindi non possiamo escludere nessuna eh, data. Eh, certo è che appunto su sostegno i passaggi potrebbero teoricamente essere un po' lunghi, perché prima ci sono le missioni eh, in ruolo ordinarie, dalle gradature di merito concorsuali, eh, poi dopo c'è cioè la col sempre dalla gradature di merito concorsuali. Dopo ci sono le emissioni in ruolo dalle GPS sostegno, quelle finalizzate al ruolo, e solo dopo, se rimangono ancora dei posti svidi, ci sarà la mini-call. Eh, in generale comunque ne mi preme anche ricordare che eh, le, queste emissioni in ruolo straordinarie dalla prima fascia delle GPS sostegno e eh, con la mini-call veloce eh, Averranno eh, solamente in quei rari casi in cui le gradatorie di merito concorsuali e le GAE sono già esaurite. Le GAE sono esaurite praticamente ovunque sul sostegno, però anche le gradatorie di merito concorsuali eh, potrebbero appunto non, non essere esaurite. Quindi eh, bisogna, eh, ci saranno mh, grandi differenze a seconda della provincia e della regione. In qualche caso si arriverà a queste assunzioni, in altri casi invece non, non si riuscirà ad avere queste assunzioni. Andiamo da Stefano che ti chiede, potresti eh, chiarire la differenza tra organico di fatto e di diritto in modo semplice? Allora, l'organico di diritto, diciamo molto intuitivamente, è l'organico di una scuola, quindi il eh, numero di cattedre eh, divise per classi di concorso e per eh, i diversi posti, eh, che sono in qualche maniera considerate stabili e quindi per questo fanno parte del cosiddetto organico di eh, diritto. Uh, sono i posti che devono um, essere coperti da un docente di ruolo. Se non sono coperti da un docente di ruolo, risultano essere liberi e vacanti e, e quindi devono essere eh, coperti con qualche missione in ruolo, oppure eh, se non lo fossero, allora si passa alle assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni. e Se ancora non vengono coperti, eh, si passa alle supplenze. Sono quelle supplenze che hanno come data di scadenza il 31 agosto. Poi eh, c'è invece l'organico che nasce dall'adeguamento della situazione di fatto, eh, cioè quello che succede è che ogni anno eh, le scuole non hanno generalmente uno numero. Eh, diciamo costante di studenti, ma c'è sempre qualche iscrizione in più, qualche iscrizione in meno. Per questo motivo il numero di eh, cattedre varia leggermente da un anno scolastico all'altro. Eh, in particolare prendiamo per esempio una scuola che ha avuto un aumento degli iscritti, quindi avrà eh, delle classi in più rispetto all'anno eh, scolastico precedente. Eh, queste, queste classi mh, formano delle nuove cattedre o dei nuovi eh, spezzoni, ecco, questi rientrano nel cosiddetto organico di fatto, non in quello eh, di diritto. Quello di diritto è poi l'organico che viene eh, stabilito eh, ben prima dell'inizio dell'anno scolastico eh, dall'ufficio scolastico provinciale sulla base degli iscri delle iscrizioni che ci sono state a gennaio e a febbraio degli studenti. Andiamo da eh, Anastasia che ci chiede: c'è possibilità di assoluzione anche degli idoni dal concorso PNR 2023-2024? Al momento la normativa non lo provvede, se anche lo prevedesse, io ricordo sempre che in realtà anche in passato è accaduto che assumessero gli doni, o meglio sulla carta fosse prevista l'assunzione degli doni, però in tanti casi in realtà i colleghi stanno ancora aspettando, perché avere le scorrimenti delle gradatorie in certe classi di concorso significa comunque dover attendere parecchi anni. Andiamo da Clarista che ti chiede si potrebbero aumentare i posti circa le assunzioni su posto sostegno da prima fascia? Il numero di assunzioni dipenderà dal quante cattedre in organico di diritto saranno adesso coperte dalle emissioni in ruolo ordinarie. L'organico di diritto però non può essere modificato rispetto a quello che è stato già eh, stabilito in primavera, quindi ehm, quel numero che abbiamo di cattedre attualmente libere e vacanti non può aumentare, sarà sempre lo stesso. Quello che può eh, variare può essere il numero di docenti inseriti nelle gradatorie di merito che eh, scelgono di accettare il ruolo o meno e quindi eh, solo poi sui posti rimanenti ci saranno le assunzioni dalla prima fascia delle GPS sostegno e quindi questo numero potrebbe eventualmente variare a seconda di quanti sono i docenti che invece eh, prenderanno il ruolo dalle GM concorsuali. Se si accetta supplenza da GPS si può poi lasciare per accettare una cattedra derivante da vincita da concorso? Eh, sì, si può. Eh, chiaramente, questo se eh, la, la mh, convocazione, la nomina della supplenza è precedente rispetto alla, ehm, alla nomina che poi arriva per uh, l'emissione in ruolo. Però eh, si può, chiaramente. Andrea se eh, ci si ritrova a dover iniziare il tirocinio, ma non si è ancora stati convocati da GPS o da graduale di istituto, è possibile cambiare sedi di tirocinio in modo da conciliare con il lavoro? Una volta segnata la sede del tirocinio mh, penso non sia possibile, eh, però mh, non dono nessuna certezza perché eh, al momento non abbiamo ancora tantissime indicazioni sul tirocinio. Andiamo a chiudere. Robby, vincitori di concorso 2024, si svolge subito l'anno di prova oppure l'anno successivo all'acquisizione dell'abilitazione? Svolgono subito l'anno di prova ai vincitori di concorso che hanno già l'abilitazione nella specifica classe di concorso per la quale hanno vinto il concorso. Coloro che invece non sono ancora abilitati nella classe in cui hanno vinto. Uh, firmeranno un contratto uh, di supplenza al 31 agosto finalizzato al ruolo. Durante quello stesso anno scolastico dovranno, uh, svolgere, uh, dovranno frequentare il percorso abilitante per abilitarsi. Uh, se tutto sarà poi affrontato positivamente l'anno successivo, allora il contratto si trasformerà a tempo indeterminato e sarà in quell'anno che si svolgerà l'anno di prova. Andiamo da, eh, chiudiamo, ecco Laura, eh, come si fa a sapere qual è la situazione nella propria provincia in termini di posti per classi di concorso e posti su sostegno? Quello che si può fare allo stato attuale è andare ad analizzare i posti rimasti liberi e vacanti dopo gli esiti della mobilità. Eh, sono informazioni che si possono eh, ricavare da tabelle che sono state pubblicate nei siti degli uffici scolastici eh, provinciali. Però eh, queste informazioni riguardano solamente le cattedre in organico di diritto, quindi quelle che si è assegnata a supplenza saranno supplenze il 31 agosto. Ci saranno poi anche tutte le cattedre in organico di fatto che però al momento non sono note perché proprio in questo periodo gli studenti stanno perfezionando le loro eh, iscrizioni. E consideriamo sempre anche che tante cattedre nascono in corso d'opera da settembre a ottobre, ma anche a novembre e a dicembre perché eh, le cattedre al 30 giugno poi possono nascere anche per aspettative annuali di docenti di ruolo che magari non stanno richiedendo in questo momento, ma richiederanno. Un... Ehm, verso la fine dell'anno solare o anche per congedi, distacchi sindacali. Ci sono quindi tante situazioni che ehm, danno luogo poi alla nascita di una supplenza alla, al 30 giugno. Quindi queste diciamo che non si possono mai conoscere in toto e non si possono mai prevedere. Eh, possiamo solo stimare un po' il numero sulla base di quelle che sono state le esperienze degli anni precedenti, però si tratta sempre di una stima. Andiamo eh, ecco, da Miriam. Buon pomeriggio, Andrea e Sonia. Ma la questione del riconoscimento parziale del eh, 24 CFU saranno riconosciuti solo 12 di 24 per il percorso da 60 per l'abilitazione? Allora, qui in realtà c'è un problema perché da un lato abbiamo la normativa eh, IPCM del 4 agosto, nell'articolo 8.1 prevede il riconoscimento totale dei 24 CFU all'interno dei percorsi abilitanti da 60 crediti, eh, però eh, c'è invece una FAC del MUR che è stata mh, diramata assieme ad altre FAC alle varie a istituzioni AFAM e istituzioni universitarie in cui invece è scritto che verranno riconosciuti solo 12 dei 24 CFU per questi eh, primi percorsi abilitanti, che si andrà al riconoscimento dei 24 CFU completi dopo la fase eh, transitoria. In realtà però questo è in contraddizione con la normativa. Per questo motivo i sindacati hanno chiesto una, un chiarimento da parte del Ministero proprio perché c'è una contraddizione tra le FAC e la normativa generale. L'ultima, Barbara, con le supplenze al 31 agosto rischiamo di perdere le carte delle gli 20 di diritto? Questo infatti è un tema che, um, di cui aspettiamo chiaramente da parte del Ministero. Come dicevo prima, con la pubblicazione della nota con le istruzioni operative per le missioni in ruolo, dovremo capire se le missioni in ruolo che potrebbero essere eh, fatte tra eh, settembre e tra eh, dicembre... Ehm, si eh, debba prendere effettivamente servizio oppure se invece la nomina, ehm, viene fatta da un punto di vista giuridico, ma poi il servizio viene preso eh, nel 2025. Perché eh, se si trattasse del eh, primo caso, allora in, um, assisteremo a quello che è accaduto due anni fa con i vincitori del concorso straordinario BIS, e cioè ad una revoca delle supplenze supposte al 31 eh, agosto, perché appunto i neommessi hanno oh, dovuto prendere eh, servizio effettivo. Se invece ci fosse semplicemente una nomina giuridica, allora a quel punto i supplenti potrebbero continuare con la loro uh, supplenza e um, i due mesi prenderebbero uh, servizio effettivo invece il primo settembre del 2025. Bene, grazie, Sonia. Ecco, Alessia, appunto ci dice: Grazie per informarci sempre. Purtroppo, le due che cautele attente risiedono siete contatti in di informazione. Beh, anche noi sicuramente sbagliamo, ma eh, cerchiamo appunto di mantenere un certo equilibrio anche in un momento particolare della, eh, della scuola, in un momento poi quello dell'estate eh, che sembra appunto solo dedicato al riposo, in realtà non è così perché eh, come potete vedere c'è tanto da scrivere in vista dell'inizio dell'anno scolastico, del prossimo anno scolastico, quello 2024-2025. Noi chiudiamo così per oggi, grazie Sonia e a presto su Orizzonte Scuola TV. Grazie a te Andrea, un caro saluto a tutti e a tutte.